Quale giocatore sarà il più pagato della tua asta di riparazione? Fammelo sapere qua sotto nei commenti scrivendo il più pagato sarà più il nome del calciatore e se vuoi motiva anche la tua risposta. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questa nuova video analisi andremo a vedere i giocatori che sono arrivati nell'ultimo giorno di mercato, quindi le ultimissime trattative ufficializzate e vedremo come potranno performare per quest'anno al Fantacalcio. E ti dico subito che ci sono quattro nomi più interessanti di altri che andremo ad analizzare nel dettaglio. Inoltre ragazzi, come al solito, spolliciamo più non posso, vediamo se riusciamo ad arrivare a 200 like per supportare il canale. Vi invito anche di iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e adesso iniziamo con l'analisi. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. Come vedete ragazzi, ho diviso i giocatori arrivati nell'ultimo giorno di mercato in tre quadranti. Nel primo andiamo a vedere le riserve oppure giocatori poco interessanti. Questo quadrante ragazzi è dedicato magari ai giocatori molto giovani che devono ancora fare esperienza oppure alle alternative che vedranno poco il campo, insomma giocatori che col fantacalcio quest'anno c'entrano poco e che possiamo trascurare. Vediamoli molto velocemente, abbiamo Sek del Torino, Radovanovic, Ziborra che sarà utile appunto per i vari meme e poco altro vista la tanta concorrenza sulla fascia sinistra del Genoa che può vantare già Criscito, Cambiaso, Calafiori e adesso anche il cavallo di ritorno Ziborra. Abbiamo Mihajlija che sarà chiuso comunque dagli altri attaccanti, dagli altri trequartisti dell'Atalanta. Abbiamo poi Rojas, Kamenovic e Juvara. Giocatori che per un motivo o per l'altro appunto possiamo tralasciare. Adesso però andiamo ad analizzare i due quadranti molto più floridi, ossia quelli dei co-titolari, per poi concentrarci ancora meglio invece sui giocatori interessanti, quelli che potrebbero fare al caso nostro per le nostre squadre al fantacalcio. Andiamo a vedere ragazzi i co-titolari, ossia quei giocatori che per svariati motivi si giocheranno il posto e che possono essere interessanti per la nostra squadra a mo' di scommessa solamente, ragazzi, solamente come ultimo slot di reparto. Troviamo Cacace, nuovo terzino sinistro dell'Empoli, che si giocherà il posto con Parisi, il quale pare partire davanti per le gerarchie della squadra. Poi abbiamo Michael e Musset, nuovi attaccanti di riferimento per quanto riguarda la Salernitana, si giocheranno il posto, c'è anche Djuric, insomma, una situazione poco chiara e vi invito veramente a puntarci solamente se non avete altre alternative. Abbiamo poi Dragusin, difensore della Salernitana. Si alternerà con altri giocatori già in rosa, anche lì da puntare solamente come ultimissima chance, e poi abbiamo Boinen, centrocampista, anche lui è arrivato alla Salernitana nell'ultimo giorno di mercato, squadra veramente scatenata che ha preso un sacco di rinforzi, sarà da vedere poi quanto questi saranno efficaci all'interno dell'economia della squadra, in quanto sappiamo essere una situazione di classifica molto ma molto complicata. Per questo motivo, comunque, invito alla massima prudenza e a cercare qualcosa di più produttivo, di più efficace tra gli svincolati. Ma passiamo ora ragazzi a parlare dei colpi interessanti avvenuti nell'ultimo giorno di mercato. Partiamo dal primo ed è Zaccaria, centrocampista della Juventus, un giocatore molto muscolare, ben messo fisicamente, un equilibratore ragazzi. In carriera negli ultimi anni il suo rendimento è sempre oscillato tra 1 e 4 gol stagionali, perciò da qua a fine stagione mancano 15 partite ragazzi. Mi aspetto comunque che non sia un titolare inamovibile, si alternerà con gli altri centrocampisti della Juventus e un apporto massimo di 1-2 gol, insomma non è un giocatore da bonus. Attenzione perciò a non investirci troppo, si tratta comunque di un mediano prettamente fisico, anche se poi sa giocare il pallone e ha anche un buon potenziale di crescita. Perciò ragazzi, a livello fantacalcistico non ci punterei più di tanto, potete farlo vostro se gli avversari si dimenticano di lui, ma cosa molto molto improbabile visto l'hype che c'è su questo nuovo acquisto in questo momento. Passiamo ora ragazzi a parlare di Nsamé, la nuova punta arrivata a Venezia. Beh, inizialmente si giocherà il posto con Henry,
Però attenzione ragazzi, perché è un giocatore le cui statistiche parlano chiaro. Mediamente nei club ha finora segnato circa un gol ogni due partite giocate. Perciò assolutamente un giocatore forte, un giocatore completo che saprà fare bene anche nella Laguna. C'è però da dire una cosa, viene da un lungo infortunio e perciò è probabile che non sia pronto subito. Per questo inizialmente probabilmente sarà ancora Henry il titolare, piano piano però potrebbe veramente diventare lui il riferimento là davanti. È comunque un colpo da fare al fantacalcio? Vi starete chiedendo? Beh, la risposta è sì, un colpo da ultimo slot preso a poco, non gode di molto hype in questo momento e può portare da qui a fine stagione tra i 3 e i 5 gol più magari un assist. Perciò ecco, potete prenderlo come scommessa da ultimo slot. E passiamo ragazzi ad analizzare il terzo giocatore interessante arrivato l'ultimo giorno di mercato. Jovane Cabral, nuova punta della Lazio, non è il sostituto di Immobile che ci si aspettava. Partito Muriqi e magari sono dati altri tipi di giocatori come appunto delle punte pure, beh, questo giocatore è invece prettamente un'ala, che sa giocare sia a destra che a sinistra e sa giocare anche punta centrale. Perciò la Lazio è andata a scegliere un giocatore che può ricoprire più ruoli e questo è interessante al fantacalcio, ragazzi, perché si tratta di una vera e propria alternativa ai vari Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. Ovviamente, ragazzi, ci sarà da considerare la questione adattamento, da convincere Mister Sarri, insomma, tutte le incognite dei nuovi arrivati. Però questo giocatore piano piano potrà trovare il suo spazio, a voto ci andrà molto spesso e potrebbe portare 2 o 3 gol da qui a fine stagione più altrettanti assist. Lo colloco anche lui come un buon colpo da ultimo slot a mo' di scommessa. Parliamo ora ragazzi dell'ultimo giocatore interessante ed è Gudmundsson. Nuovo centrocampista, trequartista del Genoa. È un giocatore che là davanti sa giocare un po' ovunque, sia trequartista che esterno, ma anche seconda punta. È già un nazionale islandese e acquista ancora più appetibilità siccome è listato centrocampista nel Classic e WT al mantra. Cosa aspettarsi da lui in questo nuovo Genoa targato Blessing? Beh, mi aspetto che sia la prima alternativa ai vari Amiri e Kuban e Yeboah. Insomma, un giocatore che subentra quasi sempre, se non addirittura parte titolare in alcune circostanze. Anche lui, come Cabral della Lazio, troverà il suo spazio all'interno di queste 15 partite e da lui prevedo 2 o 3 gol da qua a fine stagione con 1 o 2 assist. Anche qua ragazzi un giocatore scommessa da sesto slot d'attacco. E tu, cosa ne pensi di questi nuovi giocatori arrivati l'ultimo giorno del mercato? Secondo te potranno fare bene oppure no? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Inoltre ragazzi vi ricordo che domani sera a partire dalle ore 21 saremo ospiti sul canale di Fantagol per il mercato di riparazione del Fantacalcio Fanta YouTubers. Vi aspetto lì per fare il tifo per la 9 luglio 2006, per vedere tutte le strategie che metteremo in campo, per passarci delle ore in allegria e anche per fare del bene, ragazzi, perché tutto il ricavato di questa serata sarà poi devoluto in beneficenza. Come al solito, se avete trovato utile questo video, ragazzi, lasciate un bel pollice in su, obiettivo 200 like per sostenere il canale, in più iscrizione e campanella, mi raccomando, e noi ragazzi ci vediamo molto ma molto presto.